Esatto, esatto, è rock di sera. E come i fortunati ascoltatori su MB Web Radio possono vedere il player, e sul player c'è scritto appunto che stanno arrivando gli Steel City qua a Rock di Sera. Quindi gli Radio Star li sentiranno lo stesso, non c'hanno il player luminoso, hanno uno schermo nero. Però li saluto sempre, gli amici di Radio Star. Ciao Radio Star. Allora, allora, andiamo a prendere il nostro Skype, abbassiamo ovviamente anche questo sottofondo e andiamo appunto a sentire tutti quanti gli Steel City, perché non li chiamiamo solamente uno, li chiamiamo tutti. Cioè, il bello è questo, che finalmente avremo un gruppo tutto quanto al completo. Lì, lì, tutti quanti insieme che aspettano. Eccoli qua. Pronto? Ecco. Pronto. Ciao, ragazzi. Ciao. 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 Vi faccio subito un'ovazione. Che voi non sentite, ma sentirete. Esatto. Allora, cari Steel City, intanto grazie, insomma, non so se avete sentito l'inizio della puntata, dovevate esserci voi e un altro gruppo, però questo gruppo non si è più fatto sentire e si è preso un mio piccolo così saluto, ma invece a voi no, invece a voi il mio ringraziamento, insomma, perché avete onorato l'impegno. Grazie a te. Grazie a te. Ci condividiamo anche l'impressione sull'altro gruppo. Sì, 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 no, no, guarda, lo ripeto anche, andate a cagare. L'altro gruppo. Allora, carissimi Steel City, insomma, mi è arrivato il vostro EP, io pensavo, perché io poi mi faccio le mie idee, pensavo che fosse un EP fatto e finito, che era il vostro lavoro ultimo, invece no, il vostro EP è l'inizio di un disco che sta per uscire. Esatto, esatto. Solo l'aperitivo. Esatto. Allora, uno di voi può avvicinarsi un attimino al microfono, così lo sento anche un pochino meglio? Sì, eccomi. Perfetto. Ecco, raccontaci un po' di questo disco che deve uscire per la Logic Illogic presto, quindi a gennaio 2013, quindi tra pochissimi giorni. Titolo, qualcosa di carino, qualcosa di qualche anticipazione e quant'altro. Allora, il titolo del disco si intitolerà Now It's Time ed è, diciamo, un po' il coronamento di tutto il lavoro che abbiamo fatto fino adesso. In primis perché è il primo pezzo che abbiamo scritto come Steel City, anzi non erano ancora gli Steel City perché all'epoca erano ancora Alessandro Canatelli, l'altro chitarrista, e il bassista, che avevano loro questo progetto, avevano iniziato loro a scrivere questo pezzo. Quindi ci sembrava logico uscire col titolo dell'album dandogli il nome di questo brano qua. Ed è stata anche una serata abbastanza magica quando abbiamo provato Now It's Time, perché è stata la prima prova con il batterista Francesco Valente, e subito dopo la prima esibizione, la prima prova con noi, si è deciso, si è lanciato in un live organizzato dalla Saletta Garage di Zano, e abbiamo suonato, è stata una bella serata, abbiamo presentato in diretta la prima serata con Francesco il pezzo, è stato veramente bello. Insomma, è un tributo a un po' la vostra storia, cioè il titolo è la storia un po' del vostro gruppo, quindi il primo pezzo, il primo pezzo fatto col batterista. Beh, bello, altra ovazione a voi. Ragazzi, insomma, io cerco sempre di trattare con gli ospiti delle cose un po', dei problemi, perché insomma, Rock di Sera mi piacerebbe che fosse anche un luogo di incontro di artisti per confrontarsi, per vedere un attimino di risolvere tanti problemi, perché ce ne sono tantissimi nel nostro ambiente. Uno tra tanti, insomma, è quello dei live, giusto? Esatto, esatto. Ecco, insomma, voi, a proposito, vi faccio prima la domanda, avete dei live prossimi in programma? Sì, all'11 gennaio siamo al Bellot di Cappella Cantone, in provincia di Cremona. Esatto, perché voi siete anche non l'ho detto, siete di Crema, giusto? Esatto, però, esatto. Sì, però, insomma, ragazzi, insomma, mi piacerebbe sentire anche la vostra opinione su come si potrebbe salvare un attimino, o meglio, rispolverare la scena. Cioè, come si potrebbe fare a far uscire di casa la gente? Forse oscurando YouPorn, questa è una mia idea, ma la vostra? Ma io temo che non basti oscurare YouPorn per far, come dire, per rinvogliare la gente a uscire. Secondo me il primo problema deve partire, secondo me, proprio, diciamo, il primo problema sono i locali. I locali tendono a proporre, secondo me, solo ed esclusivamente gruppi che fanno cover, quando invece dovrebbero dare più spazio alla musica originale.
Però tu vai a parlare con molti proprietari di locali e questi ti dicono che cosa, ma ti chiedono che cosa fai e tu dici pezzi, pezzi nostri, ah vabbè, ma è così. Oppure magari se fai i pezzi tuoi, sì, ti fanno suonare, però ti fanno suonare nei concorsi, che è un modo fondamentalmente, come dire, gentile per sfruttarti e per non pagarti. E sì, d'accordo, uno dice alla fine piuttosto che niente, meglio piuttosto, quindi si accontenta di fare questo, però in realtà diciamo la scena andrebbe anche un po' più valorizzata. Non... Innanzitutto il musicista comunque sia, anche se si presenta per un concorso, in realtà il locale, cioè, gli fa guadagnare qualcosa, perché il musicista comunque porta, il gruppo porta amici. Amici che sicuramente consumano e quindi dà da mangiare anche al locale, e quindi avrebbe diritto a un minimo di retribuzione, però quello è un discorso troppo grande. Secondo me, ripeto, innanzitutto della cosa dovrebbe partire dai locali. I locali dovrebbero proporre, secondo me, una serata alla settimana, ad esempio, dove dare la possibilità ai musicisti di proporre la loro musica. Quello già sarebbe, secondo me, un gran punto di Guarda, ti partenza. fermo un attimo perché allora su questa ultima cosa che hai detto sono perfettamente d'accordo, sull'altra un po' meno, poi magari nel corso della puntata ti spiego anche il perché. Sì, sono d'accordo che insomma un locale magari dovrebbe avere una data proprio per comunque gli inediti, però secondo me è anche vero che l'inedito dovrebbe, e voi comunque ho visto la vostra pagina, insomma siete molto attivi, dovrebbe comunque coinvolgere molto di più il proprio pubblico. Questo secondo me. Poi dopo vi spiegherò anche il perché. Secondo me i locali hanno meno colpa. Poi ve lo spiego comunque dopo. Pronto? Perfetto. Beh, certo, la colpa è anche probabilmente della mancanza di base, di dire, cultura generale dell'italiano medio riguardo alla musica. Ma quello. Vabbè, è un discorso ancora più grande, però meglio che non lo affrontiamo. Allora, ragazzi, guardate, io vi sto per salutare perché insomma è quasi finito il nostro tempo a disposizione, però. Non so se c'è Samuele, ho parlato con te, sai che c'è la mia penitenza, no? Sì, Faccio esatto. fare un. Faccio fa adesso magari confrontatevi chi ha più la faccia. Scusate la parola di merda, cioè quindi ha la faccia proprio per fare questo tipo Guarda, di. te lo presento subito, è Alessandro Cannatelli, l'altro chitarrista, quello con cui hai parlato prima. Sarà lui la penitenza. Perfetto, Vabbè. Alessandro, tocca a te la penitenza. Allora, io solitamente faccio presentare il pezzo, non come lo presenterebbe, sai, il cantante che è il prossimo pezzo, invece no. Così è troppo facile. Lo faccio presentare imitando qualcuno o qualcosa, giusto? Quindi io ti vorrei fare presentare questo pezzo, imitando, cioè facendolo come lo farebbe Babbo Natale, visto che è Natale. Vabbè, Babbo Natale fa il Babbo cantante? Natale per l'occasione farà il cantante e presenterà il vostro pezzo. Cioè, scusate ragazzi, ma voi potrete vantarvi un giorno facendo sentire questa registrazione che vi ha presentato il pezzo Babbo Natale, cioè. Esatto, Non concordo è mica pienamente. tanta roba. Allora, vediamo un po' come poter rifare. Cari bambini e care bambine, quest'anno sotto l'albero di Natale non troverete i soliti regali, ma bensì un regalo speciale, ovvero l'album degli Steel City, Now It's Time. E adesso vi faremo sentire una canzone che si chiama Last Evolution. Bravissimo, ovazione. Ciao ragazzi. Alla prossima!